Felt they really battled, especially on the defensive end. Probably the best defensive effort we've seen, but it wasn't enough. Chiaramente una brutta sconfitta. Faccio fatica a mettere insieme un po' la spiegazione in parole. Quello che posso dire è che abbiamo fatto una partita difensiva forse tra le migliori del nostro campionato. Abbiamo fatto un grosso sforzo lì dietro, ma non è stato abbastanza. Dopo il meno 43 di Brescia, forse ci si aspettava un atteggiamento, una missione della partita diversa, invece la squadra è entrata a ritmi molto bassi, ha giocato a ritmi molto bassi, si è fatta portare poi dove voleva Cremona, ovvero in una partita lenta, sporca, brutta. After the loss in Brescia, everybody expected more aggressiveness from the team, but we stepped on the court. We played the game too slow, and basically where Cremona wanted the game to go. Instead of running, we played a half court game. Yeah, we worked on defense, and that was a point. And I think the disappointing thing is normally the defense can fuel the offense. And that didn't happen tonight. We didn't get out. We never got anything on our first option, and they made us play deep into the clock. And that's obviously not the way we want to play. But we settled on offense when we were good. We were attacking, and again, like, we missed some shots that maybe we were capable of making, but the pace wasn't at the level that I would like it to be. Sì, abbiamo, come ho detto, abbiamo fatto un grosso sforzo in difesa. Solitamente questo lavoro può portare a più rimbalzi, a più occasioni per poter andare in attacco. Oltretutto, anche lavorando bene in difesa, però non è successo che i nostri avversari siano hanno trovato dei tiri anche magari allo scadere dei 24. Sempre dei buoni tiri, cosa che non è successa a noi. Anche quando abbiamo costruito qualcosa di buono, qualche tiro facile non siamo riusciti a segnarlo. Sicuramente non abbiamo fatto in attacco quello che volevamo fare. E oggi in attacco Corey Stein e Urali non hanno toccato il pallone, non gli è stata data una palla, perché loro hanno chiuso molto bene il pick and roll centrale. Ma non ci sono alternative a questo gioco. Cremona had a good defensive plays on pick and roll with Scott and Willy. They never had a ball to play in offense. Is there any alternative in these situations? Obviously something we'll take a look at. Yeah, I mean, when we move the ball, I mean, they still, even if they're getting the ball or not, they can attack, they can attract enough attention that maybe opens up shots. That we missed some wide open shots today, and then we also lose some drives off of that. So they're doing their job in terms of getting into the paint, sucking the defense in, and it just didn't work out tonight. Il fatto che la difesa faccia quella scelta sui giochi a due in cui sono coinvolti i centri crea degli spazi per i giocatori del perimetro, cioè libera molto più possibilità di dare la palla ai giocatori sul perimetro. Quindi l'alternativa è quella, bisogna dare la palla fuori, l'abbiamo fatto, ma non abbiamo concretizzato queste situazioni. You say in offense, is there a way we can take advantage of Willie's skills and Scott's as well? Yeah, I mean, I think Scott played well tonight, to be honest with you. You know, it takes both guys to do their part. The guards have to look to attack, to engage two people, and also the bigs have to roll and activate. So it's not just saying to do it. It's a two-part game, and it's something we've been working on, but it obviously wasn't there tonight.
Ma chiaro, chiaramente sono cose che guardiamo, che, su cui lavoriamo, su cui lavoreremo. Però se la scelta della difesa è quella, onestamente non è che si può dare comunque la palla anche se hanno quattro mani, quattro braccia degli avversari davanti. E il lavoro è quello di liberare i compagni sul perimetro. E comunque penso che Scott Ulaneo stasera comunque ha fatto la sua buona partita. Restando ai lunghi, Ulaneo ha fatto una buona partita, detto, e ha praticamente lo stesso minutaggio di Corey Stein. Corey Stein ha perso un po' la fiducia dello staff tecnico, visto che appunto i suoi minuti sono ridotti così tanto. Scott and Willie had the same playing time, basically. It wasn't like that at the beginning, so it means that the staff lost the confidence in him. No, I don't think that's the case. Obviously, Scott was hurt for some of the early games, so maybe he's taking the biggest step forward of all of our players, and we were just the group when he was out there was playing well, and I didn't want to change that. And fondamentalmente i minuti che non ha avuto Scott all'inizio del campionato erano anche dati dal fatto che è stato infortunato per un periodo, quindi non poteva comunque fare gli stessi minuti. Non è un discorso di perdere la fiducia in qualcuno. E stasera, per esempio, con dentro Scott, la squadra stava andando bene, lui ha fatto degli ottimi lavori in difesa, ha preso rimbalzi, quindi in quel momento lì chiaramente ho preferito non cambiarlo. Quindi il minutaggio è stato questo. Posso? Per lei stasera ci sono stati fischi alla presentazione delle squadre, fischi alla fine. Come sta vivendo questa situazione? Cosa sta provando anche in questi momenti? Questa sconfitta mette la rese in grossa difficoltà in classifica, soprattutto con le dirette concorrenti per la Salvezza. He said at the beginning at the game and at the end he heard some boos against you. How do you feel this? How do you live the situation, and how do you see the standings situation where we are very in low position, especially in respect with the direct the matchups of against the teams that we're going to play? Yeah, no, I mean, I'm not happy with where we're at. You know, it's something we're working on, we're trying, and you know, I'm a fan too of other things, you know, where I get frustrated, so I understand, you know, we're going to keep working and we're going to figure this out. I mean, that's the job and that's what we're all trying to do in this building. Chiaramente non siamo contenti di questa cosa, non sono contento io, non è contento nessuno. Siamo qui per dare il massimo di noi stessi, di raddoppieremo gli sforzi, ci lavoreremo sopra. Io sono anch'io un grande tifoso di questa squadra, quindi la situazione non mi piace, ma è il nostro lavoro, fa parte del nostro lavoro continuare a mettere giù la testa e dal prossimo allenamento continuare a provarci.